Ti volevo chiedere perché hai detto che ti stai convincendo sempre di più che la carnivore sarebbe invece l'ideale proprio. Beh, perché io ho visto appunto con l'esperienza di tanti anni, quindi ho l'esperienza di alcuni pazienti, alcuni quadri clinici che presentavano dei miei pazienti. E per esempio pazienti che avevano un quadro di orticaria molto, molto grave, che non rispondeva a nessun farmaco, nonostante visite specialistiche, esame, addestri a manca, eccetera, eccetera. L'unica possibilità che hanno avuto di migliorare la loro situazione è quando li ho messi con una dieta strettamente carnivora, carne, pesce e uova, senza alimenti di origine vegetale. In quel caso hanno migliorato, ci è voluto un po' di tempo, però mano a mano stavano migliorando. I farmaci antistaminici, cortisone, eccetera, da soli non riuscivano a tenere sotto controllo la patologia. Patologie di tipo dermatologico, da un punto di vista hanno un problema, e quindi, però dall'altro sono avvantaggiati. In che senso? Perché è un sensore molto sensibile che fa vedere subito quale sia il problema. Loro, come nel tuo caso, quindi, voi vi accorgete immediatamente. Se introducete per esempio un cibo che non è indicato, Ecco, vi però la accorgete. persona deve prima rendersi conto, cioè deve prima rendersi conto che l'alimentazione che c'entra con la problematica, che causa direttamente il problema. Una persona Sì. molto attenta che mette in discussione tutto, allora arriva poi a capire. Io sai come sono arrivato a capire che l'alimentazione doveva essere la chiave? Perché con il dottor Mozzi, quando lui diceva, lo vedi che cosa introduci, hai delle reazioni. E allora là ho cominciato a sperimentare man mano, introducendo determinati alimenti, vedendo le reazioni. In base a quello che introducevo avevo delle reazioni più o meno forti. E quindi là mi sono accorto a un certo punto che solamente con la carne, con il pesce, non avevo assolutamente nessuna reazione. Però all'inizio Sì, però è difficile quando uno non ha ancora capito che è l'alimentazione. questo purtroppo non vale per tutte le patologie. Certo. Cioè, il discorso che stavo facendo è questo. Quelle della pelle, sì, è un senso, è come avessi una macchina che ha un sensore che ti avvisa che c'è qualcosa che non va. Però purtroppo non tutte le patologie sono così sensibili, cioè la maggior parte non ti rendi conto che c'è qualcosa che non va, perché molto spesso i sintomi vengono chiamati i sintomi dell'infiammazione cronica, sintomi vaghi e aspecifici, non ti danno subito l'idea che c'è qualcosa che non va, perché sono sintomi, per esempio, un po' di stanchezza, di cose che hanno tutti, di dolorini, e non ti dicono subito, però purtroppo l'alimentazione è sbagliata, il danno lo fa anche se il sensore no, non ci avverte. Per esempio, nelle malattie cardiovascolari non hai un sensore così sensibile che ti avverta subito. Lo stesso nei tumori, lo stesso nell'Alzheimer. Il danno sta avvenendo nel tuo organismo, però la maggior parte delle persone non se ne accorge. Chi ha la fortuna di avere, dico fortuna tra virgolette, Una chi ha la fortuna fortuna nella di avere, sfortuna, certo. questa ipersensibilità, diciamo, dal punto di vista cutaneo, se ne accorge subito, però tutti gli altri non se ne accorgono. Però il danno, i carboidrati lo stanno facendo ugualmente.